preferite che sto in piedi, mentre seduto? Signori, caro saluto e... come dire, mo diciamo le frasi quelle fatte, sembra ieri, ma effettivamente sembra ieri. Sono volati 2 anni, mi sembrava doveroso salutarvi per ringraziarvi perché ci siete stati sempre vicini, abbiamo cercato di fare l'informazione più corretta possibile, più trasparente possibile, più aderente possibile, compatibilmente anche col vostro, come dire, caos, tra virgolette, di multi testate, multi siti, multi casini della stampa odierna, ma direi che siamo andati piuttosto d'accordo. Il rischio di queste situazioni sono le frasi fatte, e non vado molto d'accordo con le frasi fatte. Cosa vi devo dire? Abbiamo lavorato tanto, me ne vado dispiaciuto, in che se è contento per tutto il lavoro fatto, perché abbiamo affrontato un periodo di transizione importante, no? Considerate che sul territorio sono successe tante cose, anche organizzative. Soprattutto voi sapete che io percepisco in modo diretto e particolare come dire, l'attività di polizia giudiziaria, che è quella che forse incide di più anche nel rapporto con i cittadini. Questo periodo ha visto, questo biennio ha visto ad esempio il cambio di tutti i vertici dell'autorità giudiziaria, che per noi è stato un momento importante, tutti i procuratori circondariali, il procuratore distrettuale, per cui è stato un biennio di riorganizzazione, di ridefinizione del lavoro. E devo dire che con l'autorità giudiziaria si è instaurato un rapporto strettissimo, c'era già, ma io ho fatto del tutto per stringerlo ancora di più, per cui le attività in cantiere sono tante, avete visto su Cosenza anche il lavoro importante che abbiamo fatto col procuratore spagnolo dal suo insediamento per dare a questa città risposte più chiare, lo stavamo iniziando anche con il dottor Bruni, che conosciamo bene. Col dottor Facciolla avevamo già iniziato, perché è stato il primo, diciamo, che io ho trovato insediato, cambiato. Con la distrettuale abbiamo già una tradizione di lavoro. Ecco, percepisco un senso di soddisfazione, ma un senso di incompiuto. Mi spiego, la gente mi ferma per strada e mi dice ma te ne vai, e i militari ti guardano e ti dicono ma permettetemi di condividere il disagio di un comandante che sente di come dire, essere costretto ad uscire dal campo di battaglia nel momento in cui la battaglia si fa più cruenta. Questa non è una cosa che fa piacere a un comandante, però voi sapete che noi siamo, come dire, vincolati a degli automatismi che ormai conoscete bene, perché, come dire, siete abituati, anzi io mi sono accorto che le autorità sono abituate a questi cicli rapidissimi, no? Quando io ho detto, diceva di dove va? Vado a Roma. Ah vabbè, dice, allora torna a casa. Ma no, non è quello il punto. Se volevo stare a casa non facevo l'ufficiale dei carabinieri, è chiaro, questo lo sapete tutti. Per cui soddisfazione, ringraziamento a voi per la vicinanza, ringraziamento ovviamente al personale, ai 1200 carabinieri che hanno risposto benissimo. Sanno, il primo anno soprattutto è stato un anno di riassetto della macchina, perché noi dobbiamo essere credibili in ogni angolo del territorio, credibili in ogni angolo del territorio. Per cui, è chiaro che uno che porta una divisa come dire, deve agire secondo criteri ben precisi, e non è ammessa nessuna deroga. Il primo anno è stato di taratura dei meccanismi, un po' immaginate un'officina, uno sta in officina, comando provinciale di Cosenza, una Ferrari, l'abbiamo sistemata, l'abbiamo messa a punto, sta Ferrari sta girando, ecco adesso era il momento di fare la gara come dire, verrà fatta, non c'è dubbio, e questo ne sono certo. Vi presenterò il mio sostituto tra breve, che è un amico, conosco bene, viene dalla Sicilia, viene da terreni complicati e da storie complicate, quindi non ho dubbi che continuerà questa azione. Permettetemi, come dire, di sentirmi in colpa con i cittadini e con i miei uomini e donne per il fatto che percepisco nelle persone, come dire, il fatto che ti guardano, non la faccio dire, beh, che fai, te ne vai proprio adesso. Non dipende da me, fa parte del meccanismo, però vi assicuro che l'attività è tanta. Mi dispiace perché, come dire, stiamo intavolando discorsi, soprattutto su Cosenza, piuttosto importanti, che hanno fatto fatica a decollare in una città che è affetta da qualche problema cronico, che il procuratore spagnolo sintetizza bene con alcune parole molto ficcanti, no? Perbenismo imperante. Abbiamo fatto fatica ad avviare discorsi anche ai minori livelli, per esempio adesso eravamo partiti
con un'attività più penetrante anche nelle scuole per la diffusione della droga, e questo ha già creato polemiche. Abbiamo fatto molta fatica in questi 2 anni a trovare la collaborazione, come dire, delle strutture, e per cui abbiamo deciso in qualche modo di partire. Poteva essere un anno anche di integrazione maggiore, anche a livello di contatto con le parti sociali più esposte, con i giovani. Capite bene che, come dire, un mestiere come il comandante provinciale, aprirsi, svilupparsi e concludersi in 2 anni è complicato, perché questo poteva essere il momento di rivolgersi un po' più verso l'esterno per far capire meglio l'azione, che è stata prevalentemente interna, seppure ne avete visti i risultati. Le attività ci sono, io vi saluto. Permettetemi anche di condividere un po' la tristezza, perché vedete, il colonnello è un grado che comincia ad essere apicale, per cui me ne vado anche con la consapevolezza che questo potrebbe essere l'ultimo incarico di natura operativa, perché voi sapete bene che noi poi, quando passiamo al grado di generale, che potrebbe arrivare o non arrivare, attenzione, questo non è, perdiamo le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, per cui ci allontaniamo definitivamente da quella che è stata, come dire, la nostra vita professionale per ormai 27 anni nel caso mio, per cui, come dire, è un saluto denso di sentimenti. Sono stato molto bene, sapete benissimo che ho vissuto Cosenza e provincia da comune cittadino, ve l'ho detto sin dall'inizio, famiglia, figli, questa è una realtà molto accogliente, una Calabria molto diversa, e questo potrebbe essere anche il problema, nel senso che, essendo molto diversa e offrendo comunque una buona qualità di vita, tende a non voler vedere i problemi seri e gravi che ci sono e che noi stiamo affrontando. Io mi sento anche, come dire, ottimista, anche soprattutto su Cosenza in relazione al lavoro straordinario che stiamo facendo con la Procura della Repubblica tutta, e non posso che ringraziare il procuratore spagnolo in particolare, che ci è stato sempre vicino in tutto. Io vi ringrazio, se mi volete dire qualcosa sono a disposizione, se no io, col vostro permesso, chiamerei il collega Piero Sutera, ve lo presento, ve lo lascio e poi ci prendiamo un caffè. Va bene? Vai, chiama Piero, così. Babini? O ve lo... 2 secondi che scende, che era salito un attimo. Buongiorno, l'amico Piero Sutera, ve lo lascio in consegna, e ci conosciamo da vecchia data, siamo stati insieme al Comando Generale dell'Arma, all'Ufficio Operazioni. Piero Sutera rappresenta il top assoluto che l'Arma dei Carabinieri poteva mandare in questo provvedimento. Troppo buono. Piero è un capo corso, Piero ha fatto il capo sezione analisi e pianificazione al Comando Generale, che è la sezione che pianifica quello che l'Arma deve essere in futuro, perché è una persona assolutamente di straordinario livello, e penso che continuerà quello che ho fatto, perché è una persona semplice, ha una bella famiglia di 4 figli che non ti annoi, questo è sicuro, li ha portati qui, per cui penso che continueremo. Ve lo lascio, bocca al lupo. Io prima di lasciare andare il collega vorrei veramente spendere 2 parole e ringraziarlo in vostra presenza, che sono l'ultimo a potersi esprimere in quanto appena arrivato, ma lo voglio ringraziare ufficialmente davanti a voi, perché mi lascia un comando provinciale assolutamente efficiente, per cui l'obiettivo è quello di proseguire nel solco degli ottimi risultati che il collega ha raggiunto, e tra l'altro è un amico, e per cui auguro a lui i migliori successi anche in futuro. Pieruccio, ti saluto e ti lascio, poi ci vediamo dopo, eh? Ok, ve lo lascio il passo, trattatelo bene, eh? Va bene, sufficiente qualche battuta. Innanzitutto mi presento, lo ha già fatto il collega, molto gentile, veramente un amico nel salutarvi. Sono il tenente colonnello Piero Sutera, sono dal cognome, avrete immaginato, di origini siciliane, esattamente della provincia ragusana. 44 anni, è una famiglia numerosa, 4 figli. È la prima volta che presto servizio in Calabria, per cui per me è assolutamente una novità, ma con molta franchezza dico che è veramente con vivo orgoglio che assumo oggi il comando, questo prestigioso incarico di comandante provinciale di Cosenza. Dico anche che sono particolarmente onorato di poter entrare a far parte, diciamo, della grande famiglia cosentina,
una comunità che già ho avuto modo di vedere in questi giorni, particolarmente attiva, dinamica, operosa, per cui per il tramite della stampa rivolgo il mio saluto anche alla cittadinanza. Detto questo, il lavoro, come ho detto prima, sarà sicuramente impostato sul, diciamo, proseguendo nel solco di quanto è stato costruito in passato. Il collega giustamente ha fatto riferimento al mio precedente impiego. Io ho prestato servizio, adesso vengo dal gruppo di Monreale, che ho retto per 2 anni, e ancora prima ho praticamente trascorso quasi un decennio al comando generale, e lì effettivamente ho avuto modo di toccare con mano quanto sostanzialmente poi un principio che ormai è un comune sentire da parte di tutti, ossia se o qualsiasi società oggi si voglia sviluppare in maniera seria, piena, deve avere quale precondizione? Una condizione di sicurezza, cioè una piena realizzazione delle condizioni di sicurezza, se no è assolutamente impossibile che si possa esercitare e godere pienamente di quelli che sono i diritti e le libertà costituzionalmente garantite. Per cui oggigiorno parlare di sicurezza è sostanzialmente mettere in campo tutte le forze in una sinergia, quindi in un'opera di sistema con le altre componenti della sicurezza, la prefettura, la magistratura, le altre forze di polizia, a cui l'arma è legata da una piena unità di intenti. So perfettamente che questo incarico porta con sé un carico di doveri e di responsabilità particolarmente sensibili, ma vi posso dire che affronto questa nuova esperienza sicuramente esaltante con molta serenità, anche perché credo che poi la serenità, l'impegno, l'equilibrio, che è quello che è stato il comune denominatore di tutte le altre esperienze in questi 25 anni di servizio nell'arma, saranno poi, diciamo, la chiave di volta, l'elemento in più per poter affrontare anche questa esperienza con la dovuta incisività. Detto questo, non so, vogliamo soffermarci su qualche tema in particolare, perché differentemente non credo che sia neanche il caso di dover tracciare da subito programmi. Sarebbe sostanzialmente forse un modo un po' troppo, come dire, presuntuoso di affermarsi. Penso di dover entrare in punta di piedi con molta umiltà, conoscere la realtà cosentina per poter poi effettivamente esercitare al meglio quelle che saranno le funzioni. Ha già incontrato la procura? In questi giorni, adesso, ho avuto modo di parlare in un primo incontro con il procuratore capo di Cosenza, una visita di cortesia. Adesso sicuramente si susseguiranno una serie di incontri con le autorità, incontri che saranno inizialmente orientati a sostanzialmente rafforzare quei rapporti di costruttiva collaborazione che già esistono. Ma poi serviranno anche per impostare un lavoro che dovrà essere, come dicevo prima, svolto in una totale sinergia e unità di intenti con le altre componenti della sicurezza. Fra l'altro mi sentirei di dire anche un qualcosa in più. Oggi il modello virtuoso di sicurezza è quello della sicurezza partecipata, in cui al fianco all'azione svolta dalle forze di polizia, necessariamente e chiaramente le altre componenti della sicurezza, le ho citate prima, la prefettura, la magistratura, le altre forze di polizia, è indispensabile diciamo un concorso concreto di azioni da parte di quelli che sono gli altri attori, quindi faccio riferimento sicuramente alle istituzioni locali, a cui do già da adesso la mia disponibilità più ampia ad una collaborazione piena, le associazioni di categoria e poi in ultimo i cittadini. I cittadini sono sostanzialmente, potrebbero essere delle vere e proprie, permettetemi il termine virgolettato, delle vere e proprie sentinelle sul territorio di questa provincia. Per cui ai cittadini credo che si debba chiedere una collaborazione piena ed attiva. Forse un salto, un cambio di mentalità, guardare alle istituzioni, in questo caso all'Arma dei Carabinieri e ai Carabinieri come a delle figure amiche.
sicuramente la chiave di volta per poter realizzare questo proposito da parte dell'Arma e da parte, diciamo, della collettività, e forse aprire ancora di più quelle che sono le nostre caserme, un dispositivo che sulla provincia di Cosenza, quello dell'Arma, è particolarmente articolato. Per cui nel nostro DNA vi è una vicinanza e una prossimità alla gente che dovrà essere ulteriormente esaltata in questi anni. Questo credo che sia forse il primo e più pressante obiettivo, cercare di ottimizzare quelli che sono i servizi di controllo del territorio, le attività preventive, ma in questo, allo sforzo che sono sicuro insieme a me faranno i carabinieri, si deve necessariamente affiancare un'apertura da parte della gente. Come dicevo prima, guardare alle istituzioni con fiducia. Poi mi sentirei anche di porgere tramite voi, chiaramente, un saluto ai giornalisti presenti, ma a tutti mi sentirei di porgere un saluto a tutti gli operatori della stampa, perché effettivamente il lavoro che voi siete chiamati a svolgere, soprattutto in una realtà come quella calabrese, è particolarmente complessa, perché balza alle cronache giornalmente. Non è un lavoro facile documentare giornalmente quanto avviene sul territorio e soprattutto fare in modo poi che ci sia anche la possibilità di dare voce a tutti quanti. Ora, io sono sicuro che in questa vostra opera difficilissima potremmo trovare una piena intesa, una collaborazione veramente piena, chiaramente nel reciproco rispetto dei ruoli e delle competenze, con compostezza, ma sostanzialmente con obiettivi comuni, che una narrazione poi veritiera dei fatti, una ricerca quanto più comune della verità storica di quanto accaduto. Per cui direi che sulla base di questi presupposti si potrà veramente aprire una collaborazione seria. Cioè, vi chiedo sostanzialmente di documentare anche giornalmente, con il lavoro che voi egregiamente svolgete, l'impegno e la passione con cui quotidianamente i carabinieri cercano di affermare in un territorio, ritorno a dire e sottolineo, particolarmente complesso, un principio di legalità, laddove molto spesso stenta ad affermarsi. Questo credo che per voi sia un arduo compito, ma è proprio una richiesta che vi faccio. Cercate di veicolare anche l'immagine positiva, cioè quello che si fa per prevenire in una terra, ritorno a dire, in un ambiente in cui operativo non è facile lavorare. Prego. Direttore della voce all'Associazione Nazionale Carabinieri, come il comandante Ottaviani prima di andare un po' ha lasciato un rammarico, nel senso che solo 2 anni non ha potuto poi intraprendere un'attività di sensibilizzazione per alcune tematiche, come per esempio la questione della droga e altri discorsi dell'usura, eccetera. Ecco, visto che noi anche come stampa dobbiamo anche parlare di temi di prevenzione e quindi di sensibilizzazione, lei l'approccio che vuole intraprendere in questo suo nuovo incarico è quello anche di far sì che nelle scuole, con le associazioni, si possa comunque fare un'attività di sensibilizzare alcuni argomenti. Rientra in quel discorso che cercavo di insomma accennare prima, cioè in un modello di sicurezza partecipata, coloro i quali poi sostanzialmente debbono affiancarsi alle forze di polizia sono sostanzialmente i cittadini oltre che le istituzioni locali. E diciamo, le generazioni del futuro sono proprio i giovani, noi su di loro dobbiamo contare se vogliamo sperare in una prospettiva migliore di quella che adesso ci troviamo a vivere. Per cui su di loro dobbiamo investire, e credo che l'attività che l'Arma svolge da sempre nell'ambito del progetto della cultura della legalità, con conferenze, incontri, seminari svolti anche e soprattutto all'interno dell'ambiente scolastico, ma non dimentichiamo anche, come dicevo prima, le aperture delle caserme, in modo tale che i giovani soprattutto si possano avvicinare all'Arma e, ritorno a dire, guardare il carabiniere come una figura amica, un punto di riferimento. Quindi l'obiettivo è quello di abbattere, semmai ce ne dovessero essere, questi muri che separano sostanzialmente l'istituzione poi dal cittadino e soprattutto dal giovane. Per cui sarà probabilmente un tema su cui bisognerà riflettere e investire molto, con iniziative che sostanzialmente poi
dovranno stimolare le coscienze per cercare di creare e formare coscienze più forti. Poi fra l'altro, ritorno a dire, vengo da una realtà, quella siciliana, soprattutto dell'entroterra della provincia palermitana, non certo facile. Rientrano nella competenza del gruppo di Monreale che ho appena lasciato, territori come quelli di Corleone, San Giuseppe Iato, Partinico, ne cito alcuni e mi limito a citare quelli probabilmente che sono passati alla storia purtroppo per vicende poco piacevoli, la stessa Monreale. Queste iniziative condotte con i giovani erano all'ordine del giorno. Si era riuscita a creare effettivamente una bella squadra che lavorava al fianco dei carabinieri in queste iniziative, per cui faccio riferimento all'associazione di categoria, alle associazioni anti-racket importantissime e anche alle istituzioni locali, le amministrazioni locali. Hanno promosso e si sono fatti portavoce di iniziative importanti. Detto ciò, io vi saluto, poi ci sarà modo sicuramente di incontrarsi magari per qualche operazione di servizio che a breve speriamo di chiudere. Questa è un'ottima notizia. Esatto.